E bella a tutti ragazzi, ben trovati in questo nuovo video, io sono il vostro Mr. Bistecca ed oggi ci troviamo nel 25esimo episodio della nostra video carriera allenatore con la Fiorentina. Allora ragazzi, siamo alla partita contro la Sampdoria, scusatemi se sono stato diciamo qualche giorno, mi sono preso qualche giorno di riposo dalla nostra video carriera, però non sono stato a casa e quindi non ho potuto registrare. Comunque andiamo alla partita, impostiamo le magliette. Tutto pronto ragazzi, possiamo scendere in campo e giocarci la partita contro la Samp. Ed eccoci qua dunque ragazzi, dallo stadio Artemio Franchi di Firenze per il match di campionato contro la Sampdoria. Allora, classifica che ci vede al terzo posto e la Samp al decimo, dopo solo 5 giornate di campionato. Inquadrato come al solito l'Artemio Franchi e la curva Fiesole. I giocatori fanno il loro ingresso in campo. Ed ecco la nostra formazione che vede in porta Perin, in difesa Bruno Peres, Savic, Tonelli e Gulam, a centrocampo Allan, Balulì e Petriccione e in attacco Gezal, Lacazette e Neymar. Inquadrato Danny Ings che partirà dalla panchina. Tutto pronto ragazzi, possiamo partire. Neymar prova ad andare lui, però sul destro non ci credo, il pallone rimane lì, incredibile ragazzi. Peccato, potevamo sfruttarla meglio. Il lancio subito il contropiede con Lacazette, Balulì per Neymar, prova Neymar in velocità, saltavolta. Mamma mia Neymar, Neymar sempre lui, vede Lacazette nel mezzo e c'è l'1-0 ragazzi. Ci pensa Alexandre Lacazette con questo colpo di testa a portare il risultato sull'1-0 per la nostra Fiorentina, grazie anche all'assist di Neymar. Bruno Peres prova ad andare il sinistro di poco alto sopra la traversa, il sinistro di Bruno Peres. Peccato. Ora dobbiamo solo fare attenzione nel secondo tempo. Dai, possiamo farcela. Lulic la gioca per Okaka. Okaka, incredibile, riesce a dare il pallone a Samuel Eto'o. Dai Bruno Peres, prova. Tu per tu, Eto'o col portiere. Cazzo ragazzi. Gol della Sampdoria con Samuel Eto'o che riesce con questo contropiede a fulminare il nostro Perin ed è quindi 1-1. Neymar andrà alla battuta del calcio d'angolo esterno per Balulì, la gioca su Allan. Peccato ragazzi, il pallone si spenge alto sopra la traversa. Neymar la gioca su Gulam. Manca poco, possiamo farcela ragazzi. Pallone nel mezzo per Neymar. Neymar prova ad andare, non ci credo. Che culo ragazzi. Incredibile all'Artemio Franchi. Scusatemi. Grandissimo colpo di culo in tutti i sensi di Neymar che con questo tiro addosso al difensore riesce a realizzare il gol del 2-1. Neymar, sempre lui, prova ad andare, la vuole chiudere Neymar. Va avanti a difesa la Sampdoria, ma finisce qua ragazzi la partita. Molto sofferta, ma riusciamo a vincere per 2-1. Allora ragazzi, come avete visto, la partita contro la Samp, siamo riusciti a portarla a casa. Intanto email, giocatori convocati per le nazionali, ma chi se ne frega. E partita contro l'Hellas, però prima email di Perin che vuole parlare dell'ingaggio, quindi andiamo da Perin e sentiamo cosa chiede. No, allora chiede semplicemente il rinnovo del contratto Perin, quindi non ci sono problemi e andiamo alla partita quindi contro l'Hellas. Tutto pronto ragazzi, possiamo scendere in campo, andiamo. Ed eccoci qua dunque ragazzi, dallo stadio Bentegodi di Verona per il match di campionato tra Fiorentina e Hellas. Inquadrato Romulo che è schierato appunto titolare in mezzo al centrocampo dell'Hellas Verona. L'arbitro sarà il signor Gustavo Apollonio, ovviamente italiano. Pallone al centro del campo. Tutto pronto ragazzi, possiamo partire e speriamo di vincerla. Lancio per Jankovic contro Bellerin. Jankovic riesce ad andare avanti. Posinere la gioca su Alfredson, incredibile Gomez! Errore clamoroso!
Il lancio per Alfredson si gira bene. Perin riesce a conquistare il pallone, andare al rinvio. Bruttissimo arrivo di Perin. Non ci credo, ragazzi. Gomez, pallone per Jankovic. C'è il vantaggio, ragazzi, dell'Hellas Verona. Quindi con questo destro da distanza ravvicinata di Jankovic, che riesce ad approfittare grazie a Osimhen dell'errore al rinvio di Perin, e quindi vantaggio interno dell'Hellas Verona con Jankovic, ed è quindi 1-0. Romulo prova a andare, Romulo, il pallone per Osimhen, l'errore clamoroso di Osimhen. Mamma mia, ragazzi, incredibile. Pallone per Majuaku. Proverà lui a andare. Lancio per Kese Rodriguez contro Alfredson. Kese riesce tranquillamente a saltarlo. Mamma mia, Kese. Non lo riescono a fermare. Kese Rodriguez dentro l'aria. Kese, il destro. Non ci credo, ragazzi. Fantastica l'azione di Kese Rodriguez, che riesce a saltare tutti i giocatori dell'Hellas Verona, ed è quindi pareggio per la nostra Fiorentina. Ottimo. Sterling prova ad andare lui dentro l'aria, il sinistro, la parata, pallone rimane lì. Ings, il cross per Tolisso, non ci credo, ragazzi. Pallone rimane sempre lì. Pastore, no, non ci credo. Miracoli di Rafael. Calcio d'angolo. Pastore ovviamente andrà lui alla battuta. Pallone nel mezzo per Danny Ings. Non è possibile, ragazzi. Alfredson col pallone. Finisce qua, ragazzi, quindi il primo tempo, risultato di 1-1. Ma tutto sommato stiamo giocando bene e possiamo farcela, dai. Cross nel mezzo per Majuaku. La gioca su se stesso Majuaku. Incredibile, pallone rimane lì. Højbjerg vede Danny Ings tutto solo, il tiro, e c'è il gol, ovviamente in fuorigioco di Danny Ings. Oddio, quando rimane lì Osimhen di poco al lato. Tolisso subito il lancio per Ings, un po' troppo profondo. Non la prende Rafael, no, incredibile, ragazzi, peccato. Sterling proverà ad andare lui, pallone per Laporte. E finisce qua, ragazzi, la partita. Purtroppo c'è stato il pareggio per 1-1, ma tutto sommato abbiamo giocato molto bene. Allora, ragazzi, come avete visto, la partita contro l'Hellas è finita per 1-1. Forse avremmo dovuto portarla a casa la partita contro, appunto, contro l'Hellas, ma è andata così. Intanto Perin accetta il rinnovo del contratto, quindi siamo molto contenti, abbiamo un portiere in più, se vogliamo metterla così. Ragazzi, vi do un consiglio: quando vi si bugga il gioco, salvate, perché l'unica cosa, diciamo, si può fare tranquillamente senza problemi, e non perdete tutto ciò che avete fatto fino a quel momento. Allora, bene, giustamente mi ero scordato, ci sono state le pause, cioè c'è stata la pausa quindi per le nazionali, e adesso avremo il match di campionato contro l'Atalanta. Un'email di Gezal che ci ringrazia per averlo fatto giocare nella partita precedente. E andiamo allora a impostare le magliette per la partita contro l'Atalanta. Tutto pronto, ragazzi, possiamo scendere quindi in campo contro l'Atalanta. Ed eccoci qua dunque, ragazzi, sotto un diluvio universale allo stadio Artemio Franchi di Firenze per l'incontro di campionato contro l'Atalanta. Classifica che ci vede al terzo posto a 14 punti e l'Atalanta al nono posto. Allora, l'altra squadra che schiera: in porta Perin, in difesa Bruno Perez, Savic, Barba e Majuaku, a centrocampo Badeli, Allan e Balulì, e in attacco il tridente delle meraviglie con Kese, Neymar e Lacazette. Inquadrati i giocatori, guardate adesso il nostro Neymar, i giocatori che vanno ovviamente alla battuta del calcio d'inizio. Tutto pronto, ragazzi, possiamo partire. Majuaku col pallone, il lancio per Neymar. Neymar prova ad andare avanti contro Schwager, lo salta Neymar tutto solo, prova ad andare Neymar, il lancio per Lacazette, grandissimo gol di Lacazette, e con questo destro bellissimo a incrociare sul secondo palo
spiazza il portiere ed è quindi il gol dell'1-0 per la nostra Fiorentina. Perfetto ragazzi, partenza bellissima da parte della nostra squadra. Ma Joaku riesce a vincere il duello aereo, pallone per Allan, la gioca subito sulla casette, lancio per Chiese, entro l'area e sono due ragazzi, doppio vantaggio per la nostra Fiorentina, firmato da Chiese Rodriguez, che approfitta del lancio perfetto del nostro Alexandre Lacazette e quindi 2-0. Badeli prova ad andare lui, il sinistro, la parata del portiere e rinvio della difesa dell'Atalanta e così finisce anche il primo tempo ragazzi, vinciamo per 2-0 e adesso dobbiamo semplicemente amministrare il risultato. Il lancio per Badeli, la vede Chiese, lascia andare avanti Chiese Rodriguez contro Drané, il pallone rimane lì, incredibile! Peccato ragazzi, Balulì riesce ad andare avanti, Balulì prova ad andare tutto solo, il lancio per Chiese dentro l'area e c'è il gol del 2-0 ragazzi, ci pensa sempre Chiese Rodriguez, se non è Neymar e non è Lacazette è Chiese Rodriguez ragazzi, si conferma un attacco e dunque il nostro attacco ed è 3-0. Lancio per Morales, riesce a conquistare il pallone, poi per Allan, ma finisce qua ragazzi la partita, vinciamo per 3-0 anche contro l'Atalanta. Oh. Allora ragazzi, andiamo subito a leggere le email, conferenza stampa pre-match, pre-big match di Champions contro l'Atletico Madrid, quindi come al solito motiviamo i nostri ragazzi e andiamo a vedere subito i tabelloni quindi. Allora, tabellone di Champions che ci vede al secondo posto, a due punti, quindi già a due punti dall'Atletico, quindi partita importantissima la prossima proprio contro l'Atletico, che dobbiamo assolutamente vincere per portarci al primo posto. E classifica di Serie A invece che ci vede al secondo posto momentaneamente in attesa delle altre partite, specie di Lazio e Juve, e quindi ragazzi bene così per il momento, in campionato stiamo giocando molto bene e sono curioso di vedere anche le altre squadre, le altre big, tipo il Milan ragazzi che è all'11° posto, la Roma addirittura al 12°, per non parlare poi dell'Inter che incredibilmente è al 15° posto ragazzi, quindi partenza brutta per le milanesi e la Roma. E comunque meglio per noi che per il momento abbiamo qualche rivale in meno. E niente ragazzi, il video può finire qua, e vi chiedo come al solito quindi di lasciare un bel mi piace, di iscrivervi al canale, di condividere il video con tutti i vostri amici e anche di lasciare un bel commento per farmi sapere se la squadra vi è piaciuta in queste tre partite di campionato e come secondo voi, quindi fatemi un pronostico di come andrà la partita in Champions contro l'Atletico. E ovviamente ragazzi ci vediamo nel prossimo video. Bella!